cronaca TV, i poliziotti del locale commissariato e della squadra mobile di Agrigento hanno sequestrato anche un'ingente somma di denaro in contanti, molto verosimilmente oggetto delle scommesse su un combattimento illegale di cani pitbull interrotto in contrada Graziano di Giovanna. L'effetto sorpresa, alimentato anche da un elicottero in monitoraggio, è stato decisivo allorché i poliziotti hanno colto in flagranza di reato organizzatori e scommettitori. Infatti, 25 persone, anche palermitani, gelesi e pugliesi, sono state condotte in commissariato e sono state denunciate per partecipazione e scommesse illegali legate ai combattimenti clandestini tra i cani. Gli animali sono stati affidati al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Sono state sequestrate anche cartucce di una pistola semiautomatica e farmaci. L'abbiamo smantellato, come ha detto lei, solo grazie al contributo di tutti gli uffici periferici della provincia di Agrigento, dello Stato. Cosa voglio dire? Sul campo non c'era solo il commissariato di pubblica sicurezza di Caricattì. Quando noi abbiamo avuto cognizione di questa notizia, ho chiesto subito aiuto al signor questore, al capo di gabinetto, al dirigente della squadra mobile, al dirigente dei commissariati, che non hanno perso tempo e mi hanno messo a disposizione la professionalità delle loro risorse umane. Siamo riusciti immediatamente a cinturare questa zona, che sapevamo esserci un incontro clandestino di pitbull, e quindi sostanzialmente abbiamo posto in essere un vero e proprio appostamento. Si tratta di una vera attività di polizia alla vecchia maniera, con un'osservazione prolungata sin dalle prime luci dell'alba. Abbiamo visto arrivare sempre queste macchine, sono arrivate 13 macchine a Caricattì. Appena abbiamo le viste arrivare, abbiamo fatto alzare il volo il reparto volo, il quarto reparto volo di Palermo, che, guardi, mi preme ringraziarli davvero, perché grazie al loro prezioso contributo siamo veramente riusciti a filmare in flagranza di reato questa lotta clandestina tra pitbull. Non so quante volte ci siamo riusciti, quindi un plauso particolarmente ai piloti e a tutto l'equipaggio di quell'elicottero, che dall'alto è riuscito a filmare senza far comprendere a queste persone che erano filmate. Quindi stiamo parlando di vera professionalità. Non solo loro, ma anche il reparto prevenzione crimini di Palermo, che è giunto sul posto con 3 equipaggi e ci ha aiutato durante la perquisizione, durante il cinturamento della casa, durante l'irruzione, loro stessi erano presenti. Sostanzialmente è un'attività veramente difficile da attuare, impegnativa, però noi siamo abituati a parlare di risorse umane. Ecco, permettetemi il termine, io non ho gestito risorse umane, ho gestito eccellenze umane che mi hanno permesso realmente di raggiungere un risultato veramente importante. I cani sono stati sequestrati, si tratta di 6 cani di razza pitbull. Erano 3 incontri, il primo incontro è stato immediatamente interrotto, perché già nel primo incontro il pitbull era ferito gravemente. Tutti e 6 sono stati immediatamente rifocillati, questi cani sono stati curati e attualmente si trovano sotto sequestro ai fini della confisca in una struttura di Mussomeli. E per questo è doveroso ringraziare il signor sindaco Corbo di Caricattì, che si è speso in una maniera eccellente, chiamando a tutti, cercando un posto dove ospitare questi 6 cani, che vi assicuro è abbastanza impegnativo, specialmente se uno di questi è ferito. Su 25 fermati, non 23, 2 sono minorenni e solo 4 sono di Caricattì, gli altri vengono da altre province, addirittura altri da fuori regione. Quindi questo lascia comprendere quando questo evento sia stato importante per loro e quanto sia importante averlo interrotto da parte nostra. Ripeto, con tutti gli strumenti dello Stato che ha messo in campo, quindi io parlo come Polizia di Stato, ma alla Procura della Repubblica, la dottoressa Baravelli è stata gentilissima a fornire un prezioso contributo, il sindaco di Caricattì, insomma stiamo parlando lo Stato nel senso alto più nobile del termine.